Ma buon pomeriggio, cari amici, buon pomeriggio. Benvenuti ad una live particolare. Siamo in una postazione diversa, purtroppo. Siamo con un setup un po' diverso, quindi è tutto un po' un casino. Dai, Emase, ciao Tifa, buon pomeriggio. Con 2 ore di ritardo rispetto a quella che era l'idea che avevo, spero che mi si senta bene, non mi si senta troppo forte. Datemi un suggerimento sull'audio perché vi spiego. Ho dimenticato a casa le mie cuffie, quindi non ho preso queste in prestito. Mi dispiace perché cioè, ci sono degli ospiti qui per Pasqua. Sono venuti, dovevano venire questa sera, sono venuti questa mattina, quindi abbiamo pranzato tutti insieme e sono saltati. Un po' metallica. Come possiamo fare? Ma forse mi abbasso un pelino, giusto? Ci do una botta di botte di decibel in meno, dai. Fratem, ma dove ti vedo? Sono nel mio studio. Lo studio dove io ho passato gli anni del liceo, quindi sono tornato dai miei genitori. E quindi non sono a casa, c'è stata questa cena, poi ci stava un piedino. Come un piedino? Che vuol dire? Sono confuso. Sono molto confuso. Comunque. E quindi niente, siamo in questa posizione che ci farà compagnia oggi e domani. Ci sarà live anche domani, ragazzi, domani pomeriggio. Andremo avanti con Final Fantasy 6. Anzi, intanto avviamolo. E ho dovuto un po' fare tutto quanto un po' a caso, ragazzi. Vi chiedo umilmente scusa. Perché poi mio fratello aveva del lavoro da fare ed era qui, che era l'unico posto dove poteva lavorare. E ciò ha creato un pelo di problemi. Ora vi chiedo: l'ultimo aiuto di cui ho bisogno è controllare l'audio del gioco rispetto al mio. Una volta che mi avete dato anche questa news, siamo più che pronti per darci alla pazza gioia. Questo microfono fa schifo al cazzo, già me lo sento. Audio gioco sembra top, perfetto, fa tanto piacere. Allora, questa qua è l'intro, è Final Fantasy 6, quindi hanno ripreso, diciamo, quella che era l'intro giapponese. Se aveste giocato al gioco per Super Nintendo americano, sarebbe uscito scritto Final Fantasy 3. Ovviamente noi stiamo giocando la Pixel Remastered di Final Fantasy 6 perché hanno fatto degli improvement della Madonna e il bel lavoro bisogna sempre, sempre, sempre ricompensarlo. L'antica guerra dei magi, quando le fiamme si spensero, del mondo non rimasero che le braci, il potere della magia era svanito. Questo è molto vero. Nel millennio che seguì, la magia fu sostituita dal ferro, polvere da sparo e macchine a vapore. Sull'arida terra tornò lentamente la vita. Quindi siamo all'inizio di un'era tecnologica, di una rivoluzione industriale. Tuttavia, oggi qualcuno è deciso a risvegliare l'antica magia e usare il suo temibile potere per conquistare il mondo intero. Miglior cattivo dei Final Fantasy, ragazzi. Solo uno. Solo un cattivo può raggiungere la grandezza di Kefka, ma è stato distrutto dalla Square. Chi può voler essere tanto folle da voler causare una seconda irreparabile tragedia? Ragazzi. Tifa, secondo te chi è quel boss che poteva rivaleggiare con Kefka ma è stato distrutto dalla Square? Già dicendo che è distrutto dalla Square ho dato un suggerimento enorme. Ah, io se vedete che con lo sguardo vedo in alto perché il secondo monitor ce l'ho qua.
Signor negativo di Final Fantasy, ovviamente, Nomura! È difficile credere che un Esper sia rimasto congelato là sotto per migliaia di anni. Ma, secondo me è un altro falso allarme. Signori, Biggs e Wedge. Sono Biggs e Wedge questi. Non ne sarei così sicuro. Non ci avrebbero permesso di usare la ragazza se non fossero convinti che è vero. La ragazza. No, Tifa. No, Sephiroth è l'opposto di Kefka. La famosa ragazza nata con il potere della magia. Ti do un altro tentativo. Ho sentito che ha fatto fuori 50 blindati Magitek in 3 minuti, roba da far raccapponare la pelle. Tranquillo, con quella cosa in testa è inoffensiva. Vabbè, ma questo poi ce lo vediamo all'interno del gioco. Andiamo in game. Allora, queste sono le impostazioni che ho inserito, quindi avremo i caratteri classici. No, no, sì, miglior nemico. Sephiroth non è mai nella classifica dei migliori nemici. Sephiroth è stato overpompato, quindi diciamo nella mia classifica non c'è. Però come, che, come proprio come personaggio c'è soltanto un personaggio che si è potuto avvicinare a Kefka, aveva il potenziale per arrivare a Kefka, non ci è arrivato per colpa della Square. Perfetto, giocherò con la tastiera perché, boh, lasciamo sta. Con i miei fratelli è sempre un delirio. Signori, stiamo avviando. Kafka, stiamo avviando Final Fantasy VI. Io adesso ho approfittato dell'aver visto inizialmente il filmato iniziale. Stiamo per iniziare il mio Final Fantasy preferito, che ho deciso di portare perché molti lo hanno giocato, non lo ricordano e non hanno giocato la versione Pixel Remastered, che io straconsiglio per due semplici motivi, ragazzi. Io le Pixel Remastered Ardyn, Tifa. Ardyn aveva il potenziale per essere un cattivo di livello altissimo. Lo hanno stroncato anche nel suo DLC. Grazie, fratemo, per lo shout a Sim Tifa. Ardyn aveva un grandissimo potenziale. Ardyn è la cosa che hanno tranciato di più all'interno di Final Fantasy XV. Che hanno tranciato di più. Una roba obbrobbiosa. Anche il DLC l'hanno tranciato. Cioè, non c'ha senso. Poi hanno fatto un DLC. Già solo questo è merda. Ma Ardyn aveva il potenziale di essere un cattivo dai livelli, a livelli veramente di Kefka, di Sephiroth, di Kuja. Che pure un cattivo coi controcazzi. Vabbè, quindi riabbiamo di nuovo questo dialogo. Non salteremo un cazzo. Vabbè, c'è un Esper congelato dopo migliaia di anni dalla guerra dei magi, quindi dove è scomparsa tutta la magia. Quindi questa ragazza, che è Terra, è sotto il controllo di Biggs e Wedge per un qualcosa che lei ha in testa, un cerchietto o un qualcosa del genere. E sono all'interno di una Armor Magitek. La Magitek sarebbe la tecnologia magica, quindi una concentrazione dell'energia dei cristalli che viene utilizzata all'interno delle macchine. E lo vedremo perché noi adesso giocheremo con questo terzetto abbastanza improbabile di Biggs, Wedge e Terra. Biggs e Wedge poi sono due nomi che ritornano sempre all'interno della iconografia di Final Fantasy. Ci avvicineremo da est. Forza, muoviamoci. E noi, forza, ci muoveremo. Che bella. Che... Allora, ragazzi, questa pixel art non è tanto diversa da quella per Super Nintendo, vi dico solo questo. E parte il tema di Terra, questo però è rimasterizzato. Ma se avete seguito la live dall'inizio, abbiamo sentito anche la versione per Super Nintendo. Ho scelto appositamente la parte ria del riarrangiamento, non ho scelto quella classica per un qualcosa che vedremo più avanti. E poi perché volevo vedere, io ho giocato dall'1 al 5, dall'1 al 3 li ho platinati su PS4, il 4 l'ho iniziato e li ho giocati tutti quanti in versione classica, il 6 è l'unico che voglio giocare in versione riarrangiata perché lo so a memoria quello del Super Nintendo, so a memoria. Però
Vorrei farlo al 100% qui con voi, vorrei farvi vedere anche il miglior modo per equipaggiare tutti i personaggi, ma sono cose che, diciamo, voglio farvi scoprire a tempo debito. Final Fantasy VI, come ogni Final Fantasy, è un viaggio, è un'esperienza, è uno slice of life, cioè una fetta di vita che io devo riuscire a condividervi al meglio. Ovviamente terrò per me tutti gli aneddoti legati allo sviluppo, tutto ciò che ha portato a Final Fantasy VI, la reazione che ebbe il pubblico, tutte queste cose ovviamente arriveranno quando, parlando del Super Nintendo, arriveremo alla retrospettiva sui Final Fantasy per Super Nintendo e quindi parleremo di Final Fantasy Parte 2, quindi parleremo di Final Fantasy 4, 5 e 6, che sono soprattutto Final Fantasy 4 e Final Fantasy 6 saranno i Final Fantasy che porteranno poi la Square a dire: ok, Final Fantasy VII va fatto globale e dobbiamo chiamarlo Final Fantasy VII. Giungiamo quindi alla prima città. Lasciamo lei in prima linea e non perdiamo tempo con i pesci piccoli. Diamoci una mossa. Il 4 non l'ho giocato. Il 4 è. Anche il 4 è un titolo molto molto bello. Ok, quindi ci si muove con WASD. Vuole farmi usare il mouse, ma che pazzo sto gioco. No, lo posso usare invio per confermare. Ok. Apro e chiudo menu di tab e barra spazio, quindi mi muovo così. Ok. L'Esper non può essere lontano, andiamo a cercarlo. Se voglio aprire la mappa, con X è il menu di pausa. Ok. Barra spaziatrice, apro e chiudo la mappa. Aspettate un attimo. Manuale dei comandi. Con la Q. Perfetto, quindi io. Questo è il primo. Li ho giocati dal 5 in poi. 5 è gioco incredibile. Il 4 pure è molto bello, una bellissima trama. Ecco, questo è il primo grande improvement che è stato inserito all'interno di Final Fantasy dei Pixel Remastered, cioè avere una grande mappa. E non solo, noi abbiamo anche la mappa poi generale del gioco che ci dice anche quanti forzieri e quanti oggetti abbiamo trovato. Noi ovviamente li andremo a prendere tutti. Invece, ecco, ok. Vedete, prendendo tab noi andiamo all'interno della mappa di gioco. Possiamo vedere lo stato, le abilità dei nostri personaggi. La cavaliera Magitek non sappiamo chi sia. Abbiamo poi Biggs e Wedge che sono i due soldati. Come possiamo vedere, soltanto il personaggio sconosciuto è in grado di utilizzare la magia, ha dei PM, e già questa cosa dovrebbe iniziare a farci insospettire. Come può un personaggio. Siamo in un'epoca dove non ci sono, dove la magia è sparita e abbiamo qualcuno che sa usare i PM, già questo dovrebbe farci strano. L'altra cosa che noi non useremo. Vabbè, c'è il riequipaggio ottimizzato, cazzate di questo tipo. Ecco, nella parte potenziamento potete scegliere se avere gli incontri casuali o meno. La percentuale di esperienza potete metterla al 4x per velocizzare la vostra esperienza di gioco. I gil e i PA magici ottenuti in battaglia. Io, per darvi un'esperienza, diciamo, migliore, fuori dalla live farò un po' di level up e userò un po' questi slider per velocizzare un po' il tutto. Teniamo lo standard. Ok, cominciamo. Ovviamente non possiamo entrare. L'impero deve lasciare Narsh in pace! Quindi veniamo attaccati dal popolo di Narsh e parte subito il combattimento. Come vedete abbiamo questi fascio, quindi non possiamo attaccare ma usare la Magitek Armo. E come potete vedere abbiamo diverse possibilità. Ecco, questa è la Magitek, ci viene presentata subito. Una fortissima e incredibilmente ostica. Mostica del combattimento, così. Debilità di Magitek, nemmeno Narsh è più al sicuro. Come vedete questi blindati, immaginati come dei carri armati semoventi su due gambe, che possono utilizzare la magia. Vedete? Fascio infuocato. Fascio tonante. Scarica bio. Terra riesce a utilizzare anche in maniera più forte i propri fasci, le proprie abilità con la Magitek, che sono terribilmente, terribilmente forti. Biggs e Wedge salgono di livello, ma sarà comunque inutile. E andiamo all'esplorazione. Quindi noi cerchiamo di avanzare. Come notate, nella città di Narsh non c'è audio. E intanto il popolo di Narsh ci sta attaccando. Quindi noi in questo momento stiamo interpretando il ruolo dei cattivi. Questa
Da un punto di vista di combattimento, invece, come potete notare, c'è l'ATB, l'Active Time Battle, quindi c'è un... non sono turni... attacca prima uno e poi l'altro, ma c'è questa barra che tende a caricarsi, quindi la magia Haste e la magia Slow hanno la funzionalità di velocizzare o rallentare questa barra di caricamento. Probabilmente non arriveremo mai ad usare... terra, quindi io adesso faccio un doppio giro di fascia curativa, giusto per farvi vedere la scarica bio, anche perché non ho mai avuto la possibilità di testarlo. Forza curativa senza utilizzo di MP, e io sto facendo attacchi normali. Ho appena fatto 400 danni ad area su ogni nemico, quindi ho fatto 800 danni con bio. Continuiamo ad avanzare. Siete in trappola. C'è la possibilità di essere circondati, come avviene in Final Fantasy VII classico. Il trucco è cercare di attaccare ogni lato. Ovviamente questa è una situazione in cui un attacco di questo tipo ci fa una beffa rispetto a quello che ci potrebbe fare in una situazione ben più pericolosa. Di livello addirittura terra al 4. Continuiamo a muoverci. Il nostro obiettivo è arrivare alla caverna e trovare questo esper congelato. Difendiamo le miniere. Arrivano con dei megalodont, quindi addirittura anche le creature di questo luogo vogliono impedirci di avanzare. Questa è una cosa molto importante che stiamo vedendo. Qua serve un forza curativa su terra. Ma penso li abbia shottati tutti. Sì. Devastanti. Cioè, allora, cercate di immedesimarvi nella situazione. Noi stiamo interpretando qualcuno che sta invadendo un villaggio. Siamo in tre e li stiamo... Oh, ma ciao, Cercio de Hobbit. Ma buonasera, buon sabato a lei, Cafarot. E noi stiamo devastando la resistenza di questo luogo con una facilità impressionante. È importante. Secondo le nostre fonti hanno dissotterrato un esper congelato in una nuova miniera. Deve essere questa. Au! E finalmente sentiamo una colonna sonora. Siamo al piano terreno della miniera di Marsh. Ma questo cos'è? Punto di salvataggio. Dei punti di salvataggio puoi usare dei sacchi a pelo oltre che salvare il gioco. E quindi noi ne approfittiamo e ci facciamo un bel salvino. Le miniere di Marsh, ovviamente, qui di Marsh le stiamo esplorando molto velocemente. Tutto bene, caro, tutto bene, grazie. A te come va? Scarica bio. Con scarica bio ce la caviamo con facilità. Boh. Sono ratti, li ho curati. Ottimo. La cosa bella è che con scarica bio li ho curati, ma hanno comunque subito un attacco. Cioè, subiscono, hanno comunque subito... curati, esatto. Hanno subito comunque un danno da veleno. Qui ci penso io, fatevi da parte. Ma se con sto mic mi ricordi i primi mesi dei corgi. Perché questo non è il mio setup. E quindi mi sono dimenticato le mie cuffie a casa, Marco. E quindi dovrei giocare un po' coi filtri. Adesso non ho avuto il tempo. Non vi consegneremo l'esper. Vai, Ymir. Ed eccolo, l'esper, Ymir. Aspetta un attimo. Non dirmi che quello... Ma sì, ne sono sicuro. Di che parli? Sai cos'è? La Boss Team, intanto. Non le lasciate a Caserta, ne trovo sei. Hai mai sentito parlare di mostri che assorbono il potere dei tuoni? Certo, e lo accumulano nel carapace. Esatto. In parole povere, non attaccare il carapace, chiaro? Ricevuto. Che noi possiamo attaccare il carapace.
se non erro, questa creatura è anche debole al tuono. Non particolarmente. Posso dirlo, sono di origini salernitane. Ci tenevo a farvi vedere questa cosa. Ah, mi ha mucillaginato. Facciamo un forza curativo. Ah, adagio. Mi ha dato adagio, quindi vado lento. Non mi sono accorto che si è chiuso nel... Dai, Elix. E adesso quello che dobbiamo fare è attendere. Ho una cura, una cura di finisce. No. Mi chiedo se la forza curativa fa risorgere i giocatori. Molto figa sta host, Come disse Masi a Ravenna, vorrei un torter. Salato il video di Mirabilan, che ancora ho su YouTube. Mamma mia, quanto ci mette a morire sto coso. A dopo, torna a piangere sulla tesi versata. Ciao Marco, grazie per essere passato. Frate, ma appena puoi fai uno shout a Cercio, grazie mille, se sei ancora tra noi. Intanto sconfiggiamo i Mir e possiamo avanzare. All'interno della caverna. Ed eccolo, l'esper congelato. È questo l'esper congelato? Quindi in questo gioco ci sono gli Esper, ragazzi. Esper misterioso. Questo coso mi fa venire i brividi. Tranquillo, fratello, tranquillo. Ho un brutto presentimento. La creatura congelata comincia a emettere una luce strana. Cos'è questa luce? Ah! Cos'è stato? Wedge? Wedge, dove sei finito? Cosa mi sta succedendo? E ci risvegliamo. Siamo a Nash. Ci siamo risvegliati. Dove sono? Caspita, che ripresa. Ti ho appena tolto la corona e sei già cosciente. La testa mi fa male. Coril, ma buonasera, caro. Non fare sforzi. Questa è una corona soggiogante, la stavano usando per manovrarti. Ti impedivano di pensare per farti eseguire ogni loro comando. Non ricordo nulla. Non preoccuparti, i ricordi torneranno, ma non subito. Una misteriosa giovane. Nata con il dono della magia, ridotta in schiavitù dall'impero di Geshtal.
suo nome, ovviamente, è Terra. Queste sono le rimasterizzate, sono molto molto belle. Questo è il tema di Terra col pianoforte. Mi chiamo Terra. È incredibile. Non hai mai visto nessuno riprendersi così in fretta. Devi essere una ragazza speciale. Arrivano. Aprite! Stiamo cercando la pilota del blindato Magitech. Aprite la porta immediatamente! Consegnateci la ragazza! Ragazzateci subito quel consegno! È un agente imperiale! Un agente imperiale? Cos'è un blindato Magitech? Non c'è tempo per le spiegazioni. Devi fuggire, è alla svelta. Quelle guardie non vorranno sentire ragioni. Di qua, presto. Qui c'è un primo segreto, ragazzi. C'è un primo segreto. Se voi interagite con l'orologio, trovate un elisir all'inizio del gioco. Che bellezza. Fuggi dalla città passando dalle miniere. Io cercherò di mettere i bastoni fra le ruote alle guardie. E quindi noi ci imbarchiamo per la nostra avventura. Ora. Di là! Le guardie stanno venendo a prenderci. Allora, finalmente combattiamo, ma senza la Magitech Armor. Vediamo Terra che capacità ha. Abbiamo visto che ha due magie, energia e fuoco, ma anche un attacco. Vediamo com'è. Un po' deboluccio. Abbiamo 34 Magic Point, quindi possiamo andare di magia, che si credeva perduto da molto tempo. Come nei Final Fantasy 1 e Final Fantasy 2, le magie possono essere usate sia sul singolo sia sul gruppo. In quel caso il danno viene splittato, ma il costo di MP rimane lo stesso. Questo è un punto di salvataggio, che noi usiamo immediatamente. E qui vi do il primo consiglio. In queste grotte noi possiamo trovare due forzieri, questo qui e quest'altro qua. Se voi tornate dopo in queste grotte, questi forzieri avranno un contenuto diverso e conviene. Sono oggetti molto più utili, quelli che troveremo più avanti. Ancora un attacco alle spalle. Ah, siamo sfortunati. 69. E saremo a livello 5. Dai. Allora, se non vado errato, questo qua dovrebbe essere un passaggio segreto, però è chiuso da un pulsante. Bandito. Vediamo un po' come andiamo col fuoco. Quello ci sta lanciando una chiave inglese appresso, comunque, ragazzi, non vorrei dire. Taglie. Eccola. Mia cara maghetta, con questa corona soggiogante sarai tutta mia. Quindi Kefka ha rapito
terra e gli ha posto questa corona soggiogante sul capo. E terra qui senza controllo. Bene, bene. Ora riducili tutti in cenere. Non si sente ancora la risata di Kefka. Quello diventerà un suono molto famoso all'interno della community e all'interno di Final Fantasy. Soldati dell'impero, è l'alba di una nuova era. Mi stava per uscire... certo duce. La magia, che credevamo perduta, è tornata nelle nostre mani. Noi siamo i prescelti. È giunto il momento di rivendicare il nostro dominio sul mondo intero. Questo è Geshtal, dell'impero di Geshtal. Niente ci potrà fermare. Quello che vedete poi sotto sono la schiera dell'esercito. Urrà! Lunga vita all'imperatore Geshtal! Questo è un esercito pronto alla guerra. Contro chi? E chi lo sa? E chi lo sa, ragazzi? Contro chi? Ce l'hai messo di tempo? Di un po'. Hai finito di fare il ladruncolo da 4 soldi? Cosa? Un cacciatore di tesori che viaggia per il mondo alla ricerca delle reliquie del passato. Signore e signori, vi presento Locke. E questo è il suo tema. Bellissimo. Ah, scusate che leggo una roba. Ok. Ho qualche appunto che mi sono segnato. Ladruncolo, io sono un cacciatore di tesori, se non ti dispiace. Questioni di sfumature. Non è vero. C'è una bella differenza. Eh? Beh, lasciamo stare. Piuttosto, perché mi hai fatto venire qui? Ho incontrato la ragazza. Che? Quella con i poteri magici? Le guardie della città le stanno dando la caccia in questo preciso momento. Nash ha la forza necessaria per resistere all'impero, ma non vuole usarla. Quindi ci sono delle città o delle nazioni che si oppongono all'impero. La gente di qui è troppo orgogliosa della sua indipendenza per unirsi a un gruppo di ribelli come la nostra resistenza. Ho cercato di spiegar loro che la ragazza era un fantoccio nelle mani dell'impero, ma non mi hanno dato ascolto. Capisco. Quindi vuoi che la aiuti a fuggire da Narsh? Proprio così. Per il momento è meglio che la accompagni da Figaro! E chi è questo Figaro? Non lo sappiamo. Intanto ci viene presentato Locke. Ed eccolo. Ragazzi, non c'è un personaggio che non sia iconico in questo gioco. Oh! Eccola! Ora, questa squadra si andrà a dividere in 3 parti. E noi potremmo affrontarne uno, o tutti e 3. Ovviamente li affronteremo tutti e 3. Tempismo perfetto! Ma quanti sono? Cupa! Arrivano i Moguri, ragazzi. Moguri, siete qui per darci una mano? Cupa! Oh sì, ragazzi. Ti aiuteremo a proteggere terra dalle guardie, Cupo. Vuoi che ti spieghiamo come, Cupo? Certo. Ci divideremo in 3 squadre, Cupo. Usa il pulsante L per passare da una all'altra. L, certo. Se non sconfiggi il capo delle guardie prima che i suoi uomini raggiungano terra, tutto sarà perduto, Cupo. Io mo devo capire se è il 2 o 3 il tasto che dovrò usare. Z per cambiare squadra, ottimo. Quindi noi ci andiamo a schierare. Così. In questo modo non può passare nessuno. E intanto, andiamo proprio noi da loro. Mogrid, Mogret e Moghi. E abbiamo poi Locke, che può fare furto, può attaccare. Aia, tormenta il Megalodont, addirittura. Ah.
possiamo anche andare di combattimento automatico qui, perché facciamo, possiamo fare solo l'attacco base, quindi. Tarara. Tarara. Allora, se non ricordo male... Sì. Sì, sì, sì. Devo usare il team di Mog almeno una volta. Allora, il team di Mog però dei tre qual è? Mi sono lasciato da meno due nemici? Sì, così. Questo lo faccio con questo team. C'è Mog. Yes! Benissimo! Allora, perché... ho specificato questa cosa. Se noi utilizziamo Mog in questa battaglia, che avete visto rispetto agli altri Moguri, è leggermente diverso nella gestione. Moguri qui può imparare una danza, che è il Requiem Notturno. Che spero di riuscire a farvi vedere. ...750 danni. E se non ricordo male... posso anche prendere... gli oggetti di Mog in questa fase. Sì, 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 sì. Perché non avremo subito Mog a disposizione, quindi... meglio fare così. E usiamo gli altri. La, 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 la. Scudo di Mog e lancio di Mog sono degli oggetti molto forti. Ed è meglio rubarli subito al nostro caro Moguri. Ora col team di Locke avanziamo fino al boss. I Tormenta ci hanno messo un po' in difficoltà. Moglin è caduto, ma non è un problema. Perfetto. Non dovrebbe restargli molta salute. Va bene così, ragazzi. Non è problematico che questi Goblin cadano. Ok. Grazie Moguri, vi dobbiamo un favore. Questo interruttore dovrebbe aprire la porta. L'uscita alternativa dalla grotta di Narsh. E intanto Terra si riprende. Ehi, hai ripreso i sensi? Mi hai salvata? Ringrazia i Moguri piuttosto. Non riesco a ricordare nulla, è come se la mia mente fosse piena di nebbia. Hai perso la memoria? Sì, ma mi è stato detto che prima o poi i ricordi torneranno. Capisco. Beh, non preoccuparti. Sarò al tuo fianco finché non starei meglio. Eh? Non potrei mai abbandonare qualcuno che ha perso la memoria. Ti proteggerò, te lo prometto. Siamo qui nella città di Narsh. Ora, nella città di Narsh ci dovrebbe essere
Questa è una scuola per apprendisti avventurieri. Nonostante le recenti scoperte tecnologiche, il mondo rimane popolato di mostri sconosciuti. Qui offriamo consigli ai viaggiatori abbastanza coraggiosi da affrontare tali pericoli. Ci conviene entrare qui, ragazzi. Casa dell'avventuriero. È acqua di una fonte benefica che ripristina punti vita e punti magia. Queste sorgenti sgorgano in molte parti del mondo, quindi tenete gli occhi aperti. Questi tutorial sono sempre molto utili, sono poi totalmente opzionali, ma conviene sempre entrare in queste stanze. Questa è una scuola per apprendisti avventurieri, nonostante le recenti scoperte archeologiche, bla bla bla. Questo è un muro? No, non è un muro. E come faccio per correre più velocemente che non mi ricordo? Vabbè. Nel menu opzioni imposti la modalità battaglia su attesa, il tempo si ferma mentre selezioni un'azione. Così puoi prenderti tutto il tempo che ti serve per scegliere magie e oggetti senza subire attacchi. Ed è quello che faremo. No, è già in attesa, perfetto. I consigli che ascolterete in questa stanza potrebbero essere poco utili per dei principianti assoluti. Una volta che vi sarete fatti le ossa, però, vi salveranno la vita. Quindi loro già ti dicono che ti potrebbero dare dei consigli di qualcosa che non hai al momento ottenuto, che potrebbe esserti utile scoprirlo più tardi. Ma, come dicevo, accedervi adesso è molto più buono. Questa è la zona della strategia avanzata. Vuoi sapere di più sugli effetti di stato? Sì. Invisibile, rende vulnerabili agli attacchi fisici, ma le magie possono colpirti comunque. L'effetto viene annullato se una magia ti colpisce. K, impedisce di usare abilità speciali e magie. Zombie, fa attaccare nemici e alleati indistintamente, usa un'acqua santa per annullarlo. Pelle grigia e PV azzerati, quando si è ancora vivi, sono i segni inconfondibili della zombificazione. Sonno e caos, questi stati svaniscono subendo un attacco. Lo stato immagine crea copie illusorie di un personaggio, così che i nemici avranno difficoltà a colpirlo. I tre elementi principali sono fuoco, gelo e tuono. Sono rappresentati dalle magie fuoco, bufera e tuono. La magia reflex rimane attiva per poco tempo e non riflette la magia blu. Questa è un'informazione fondamentale, ragazzi. Reflex non rimane attivo per tutta la partita. Consentimi di spiegarti alcuni comandi speciali di battaglia. Lama runica assorbe la magia e la trasforma in punti magia. Rimane attiva finché non assorbe una magia o finché non viene impartito un altro comando. Trance aumenta potenza d'attacco e magia. La durata è proporzionale al numero di battaglie combattute. Danza e furia, una volta selezionati, questi comandi durano fino alla fine della battaglia. Re-Raise rianima automaticamente un alleato quando finisce KO, mentre Rigene ripristina gradualmente i punti vita. Le creature non morte, come i fantasmi, subiscono danni se vengono curate. Oh sì, che bello! Io adoro questa cosa. È nei momenti peggiori che emergono risorse insperate. Con il comando attacca, i personaggi gravemente feriti possono a volte eseguire potenti tecniche segrete. Vedete, questi suggerimenti non sono a caso e arriveremo al punto che vi spiegherò quando avvengono queste cose. La magia reflex non blocca le magie che sono già state riflesse, ma puoi usare questa limitazione a tuo vantaggio. Lancia reflex su un alleato, poi lanciagli una magia offensiva e l'attacco sarà riflesso su un nemico. Chiaro, no? Oltre a questo c'è anche un'altra componente che non ti viene definita. Se lanci reflex su un tuo alleato e poi gli lanci una magia offensiva, questa magia non andrà su un solo nemico, andrà sull'intero party nemico e il danno non verrà ripartito tra i componenti, ma sarà ripetuto sui componenti. Quindi quando avete visto Terra infliggere 70 danni a ogni ratto, potrebbe fare un potenziale di 140. Se avessi avuto reflex e si fosse tirata addosso un fuoco, avrebbe fatto 140 danni a ogni nemico. Questa è una informazione importantissima che non ti viene detta comunque dal gioco. Ogni tecnica Bushido può essere usata solo quando il personaggio ha accumulato l'energia richiesta. Mentre accumuli energia, puoi comunque selezionare azioni per gli altri personaggi. E qui troviamo una pozione. Andiamo nella stanza delle strategie intermedie. Cioè, strategie di battaglia. Gli effetti di stato sono rappresentati da colori differenti. Blu uguale reflex, riflette la magia dei nemici. Giallo uguale agita, e ci viene anche visto, aumenta la difesa. Verde uguale bozzolo, aumenta la difesa magica. Rosso andante, aumenta l'agilità. Bianco adagio, riduce la velocità. Rosa stop, ferma lo scorrere del tempo. Il comando difesa dimezza i danni subiti e resta attivo fino a quando non viene impartito un altro comando. Quando usi le magie, usa i comandi dorsali per selezionare tutti i nemici o tutti gli alleati. Quando la barra accanto al nome di un personaggio si riempie,
puoi impartirgli un comando di battaglia. Puoi anche decidere di saltare il turno per passare al personaggio successivo, senza compiere alcuna azione. Puoi fuggire dalla maggior parte delle battaglie, tenendo premuto i comandi dorsali contemporaneamente. Saranno Z e C per me che gioco da tastiera. I numeri bianchi che compaiono in battaglia sono i punti danno, quelli verde i punti vita recuperati. I danni subiti da personaggi in seconda fila sono dimezzati, ma lo stesso vale per la loro potenza offensiva. Se vuoi che il personaggio cambi fila, apri il menu principale, seleziona formazione, poi seleziona due volte la sua icona. Per scambiare di posto due personaggi, seleziona l'icona del primo e poi quella del secondo. Ovviamente personaggi che utilizzano armi ranged, quindi a distanza, non hanno questo dimezzarsi del proprio potenziale offensivo. Caso molto semplice, il caro Barrett in Final Fantasy VII. La squadra subisce danni maggiori se viene circondata da nemici e ancora di più se viene attaccata alle spalle. Questa è una cosa che ci è successa. Un sacco a pelo, sempre utile. E andiamo poi all'ultima stanza. Consigli pratici, ecco qua. Vuoi imparare a cavalcare un ciocobo? Per avanzare, premi il comando di conferma e il tasto direzionale su. Con i tasti direzionali destro e sinistro, cambi direzione. Usa il pulsante L, puoi cambiare la visuale per spostarti come faresti camminando. Usa il comando annulla per scendere dalla sella. Selezionando un'armatura o un'arma in cui una bottega, appaiono delle icone sui personaggi che la possono usare. Il simbolo di freccia verso l'alto indica un potenziamento difensivo o offensivo. Verso il basso un peggioramento. Uguale significa che non c'è differenza, mentre E segnala che l'oggetto è già equipaggiato. Un simbolo al di sotto del personaggio indica che quel membro è in squadra. Quindi arriveremo ad avere 12 personaggi. Il comando che hai appena usato per parlarmi è conferma. Usa menu per aprire il menu e annulla per chiuderlo. Muoviti con i tasti direzionali o la levetta analogica. Questo è un punto di salvataggio e poi sali sacchi a pelo e bla bla bla. A volte in vasi come questo si nascondono oggetti preziosi. Come un etere, preziosissimo a inizio gioco. Vale 700 gil. Sapete che cosa sono gli accessori? Gli accessori possono essere conferite, possono conferirti molte abilità quando te ne equipaggi. Ad esempio, le scarpe agili raddoppiano la velocità. Le manopole ti consentono di impugnare un'arma con due mani e infliggere più danni. Il codice morale ti consente di offrire protezione agli altri in combattimento. Gli stivali da dragone ti consentono di effettuare attacchi in salto. E ricorda, si possono equipaggiare solo due accessori contemporaneamente. Questa è un'informazione totale. Le pozioni hanno uno strano sapore, ma curano le ferite. Se ve ne restano pochi PV, bevetene una. Dormire in una locanda invece guarisce completamente la squadra. Fate attenzione, a volte aprendo un forziere, si trova un mostro! Un lupo argentio, che possiamo fare fuori con due attacchi. E uno... con un attacco, mortacci terra, complimenti! E non c'era nulla dentro al forziere. Che bello. Possiamo lasciare la città di Narsh, ci torneremo successivamente. Vi ricordo che noi stiamo lasciando in ogni caso la città di Narsh con due oggetti su tre presi e tre forzieri su 10. Potremmo aver preso anche due forzieri nelle miniere di Narsh, ma come vi ho detto, non conviene in questa fase andarli a prendere. Ci torneremo a quei forzieri. Ma andiamo adesso a fare esperienza, per la prima volta, dell'Overworld. Allora, ovviamente noi cercheremo di andare a recuperare tutti i mostri del bestiario, quindi inizieremo adesso da subito a fare una piccola ricerca. Ci sono due nemici che cerchiamo qui, che sono appunto i Leaf Bunny e il Darkwind, quindi li abbiamo trovati due al momento. Ora ci mancano soltanto altri due nemici che possiamo trovare in questa fase di gioco, che sono... si trovano nel deserto, perché noi andando qui a sud troveremo una foresta e poi un deserto. Yes! Dodge! Bravo Locke! Bravo Locke! Terra sta usando un pugnale, a me questa cosa fa stranissimo. Un po' di punti esperienza schifo non ci fanno. E adesso facciamoci una passeggiata nel deserto. Non entriamo ancora nella città, dobbiamo andare in un posto che si trova a sud-ovest di qui. Perfetto, attacco preventivo contro gli Alacran. Peccato aver trovato tre Alacran, che hanno una difesa fisica abbastanza elevata. Voglio fare una prova, proviamo a rubare l'Alacran.
e ci ha fatto intorpidimento. Ci hanno fatto stop. Bastardi. Beccatevi questo fire. Ah, ora Locke prenderà schiaffi senza poter reagire. Meno male che intorpidimento l'ha rifatto su Locke. Terra è un mago mostruoso. Sud-ovest dovrebbe esserci... Esatto. Una scuderia dei Chocobo. Che bello. Vuoi imparare a calcare un Chocobo? Per avanzare premi il tasto, usa il tasto L, usa il tasto... Costa 100 kill, ma anima degli mortacci tuoi, io non ce li ho 100 kill. Ne ho 5.000 in verità. Però sto pensando che lo scudo di Mithril me lo posso mettere e non posso usare... No? Non posso usare la lancia, vero? Scusate. Ok. Intanto abbiamo la lancia di Mithril e uno scudo di Mithril, eh? Che ho dimenticato di dare a Locke prima. Allora, perché siamo entrati alla scuderia? Per poter trovare tutti i luoghi, che è uno degli achievement del gioco. Manta del deserto, perfetto. Abbiamo trovato tutti i mostri che potevamo incontrare in questo momento. Merda. Perfetto. Adesso basterà un attacco fisico per portarci a casa la vittoria. E un antidoto. Molto bene. Allora, l'obiettivo appunto è raggiungere Figaro. Per cui, come potete vedere sulla mappa, diventano gialli i luoghi che abbiamo visitato. Entriamo al castello di Figaro. Alto là! Oh, sei tu! Avanti! Al castello di Figaro per ora potremmo esplorarlo poco. Intanto proseguiamo nella nostra... nell'andare avanti di trama. Infatti, se parliamo con le guardie, vai a parlare con il re. Castello di Figaro, nella sabbia, ragazzi, è nel deserto un castello. Non si direbbe, ma nel castello sono state installate tecnologie avanzatissime. Per esempio... Ah, è un segreto. Oh, ragazzi, questo castello. Eccoci al cospetto del re. Re Edgard, cari amici. Questa ragazza dunque... E tu chi sei? Oh, ti porgo le mie scuse. Che sgarbato che sono stato a dare le spalle a una signorina. Il giovane re del castello di Figaro, alleato dell'impero e sostenitore della rivoluzione tecnologica. Alleato dell'impero, ragazzi. Re Edgar. Io sono Edgar, il re di Figaro. Sei una persona... Sei sorpresa che un tipo come me conosca un re? Beh, ci vediamo più tardi. E Locke, col suo scudo di Mithril, se ne va a fanculo. Quindi sei una soldatessa imperiale, eh? Tranquilla, Figaro e l'impero sono alleati. Puoi restare qui e riposarti finché vorrai. Non farei mai del male a una signorina. Edgar, perché siete così gentile con me? È per via delle mie... abilità? Ti dirò ben tre ragioni. La prima è la più importante, è che la tua bellezza mi ha ammaliato. La seconda è che ardo dal desiderio di sapere se sono il tuo tipo. E una terza, e come terza ragione, sì, potremmo omettere le sue abilità.
Già in due dialoghi noi abbiamo capito che il re è un cazzone come Locke. E Locke abbiamo capito veramente in due dialoghi che è un cazzone anche lui, perché dice che lui non è un ladro, è un cercatore di tesori. Cosa vi prende? Forse come seduttore sono un po' arrugginito. No, no, credo che una ragazza normale rimarrebbe affascinata da queste parole galanti. Ma non io. Perfetto. Allora, andiamo qui. No, dobbiamo andare qua. Possiamo prendere dei forzieri qui. Andando qui dovrebbero esserci 4 chest. Una con coda di fenice. Che personaggi, signori miei? Che scrittura. Sì, allora ci sono 4 forzieri all'interno del castello, se non vado errato, che ne possiamo andare a prendere da subito. Oh, ciao Kiral! Ciao caro! Buon salve, buon salve. Allora, ah, ok. Left door and right door. Porta sinistra e porta destra. Sì, è vero. Questo è anche un mercante, eh? Potremmo comprare qualcosa. Abbiamo 5700 gil. Quasi quasi. 7 pozioni, l'etere, vabbè. L'etere costa 1500 gil e noi ne abbiamo 2. Ah, vi ricordo che abbiamo anche un elisir, un antidoto, un ago dorato perché non si sa mai, un emblema dell'ego perché non si sa mai, una tenda perché voglio spendere i soldi e prendiamo altre 4 sacchi a pelo. Abbiamo un minimo per sopravvivere, ce l'abbiamo. Se vendiamo l'etere vale 7,50. La lancia di mitril vale 400. Noi abbiamo una lancia di mitril da subito e abbiamo anche uno scudo di mitril che dà più 27 in difesa, più 10 in destrezza e più 18 in difesa magica, che rispetto allo scudo tondo è molto di più. E noi li abbiamo presi perché li abbiamo tolti al Moguri nella battaglia di prima. Un bel lago dorato, che schifo non ci fa. Kiral, se per cortesia mi fai uno shout out a Cortec, e poi fatti uno shout anche tu, che te lo meriti. E qui invece 2 forzieri, una pozione e un antidoto. Questo invece vende questi oggetti: autobalestra, risonante e tossificante. Che io voglio acquistare perché voglio avere tutto. Non è un achievement, ma noi stiamo facendo una perfect run. Proseguiamo. Allora, posso andare con la K. Cortec. Prendi Cor da Coril e poi aggiungici Tech. Vuoi riposare? Certo. No, no, no. Dovuto, è dovuto. Perché so che ancora non ne ho avuto l'onore, ma quando sarò in live so che faresti la stessa cosa per me, quindi è giusto. E Cortec è un... vabbè, il Cortec sbagliato, non fa niente. No, no, vedi, è con l'H. È Cor H Tech. Vabbè, lo facciamo dopo. Esiste un Cortec senza H, però ok. Cortec, ragazzi, andatelo a seguire perché è un ragazzo che quando parla di videogiochi è uno molto preciso, soprattutto su Final Fantasy. È uno che ne sa a pacchi. Il nostro re è molto interessato alle donne, giovani, vecchie, dalla bellezza straordinaria o comune. Nessuna è al sicuro. Nessuna è al sicuro. Bellissimo questo dialogo. Qualche tempo fa il re ha fatto il cascamorto con la gran sacerdotessa. Non sai che predica gli ha fatto. E scommetterei che ci ha già provato anche con te, vero? Terra rimane muta perché dice... Sì. Essenzialmente sì. Allora, per curiosità andremo anche alla porta alla nostra destra. Siamo usciti troppo. Mortacci mio, ho sbagliato uscita. Oh, ma via via.
Siamo community piccole, dobbiamo sostenerci a vicenda, che già Twitch non ci aiuta per un cazzo. Qui invece, la biblioteca reale. Tutti gli studiosi del mondo stanno studiando la magia, ma senza averla mai vista all'opera, non è facile comprenderla. Gli antichi possedevano un potere chiamato magia. Chi eccelleva nell'uso della magia riceveva il titolo di magus. E qua intanto ci danno qualche piccola informazione. E ovviamente scendendo da queste scale troviamo l'altra uscita e ci troveremo dall'opposto in cui siamo usciti di prima. Ma noi continuiamo a scendere, se non vado errato. Dovremmo poter uscire o dobbiamo tornare? Posso uscire? Solo con terra? Ah, posso andare nell'overworld da solo. Interessante. Torniamo alla stanza del trono. Ci siamo curati, abbiamo fatto. Torniamo alla stanza del trono. Vi ricordo che... Ok, è giusto adesso. Vi ricordo che un soldato si è fatto scappare, che... Questo castello... Sto mancando qualcosa. Esplorate pure il castello liberamente. Sì. Ma sarebbe dovuto tornare. Ora che Gestal può controllare sulla tecnologia, Magitek cercherà certamente di sottomettere il mondo intero. Ma io, dopo aver riposato e parlato con le donne, si sarebbe dovuto attivare uno scriptino che doveva farmi... Vabbè, se esco dal castello e rientro non dovrei avere problemi. Anche perché in questa fase sono solo con... Beccati sto fuoco, per tuo bastardo. Ora te ne tiro anche un altro, se no non muori, io già lo so. Tanto sopravvivo. Non vi posso mancare. E siete morti tutti e tre. E ho preso antiveleno e sono a livello 6. Alto là! Oh, sei tu, avanti. Ritorniamo dalle donnicciuole a farci un pisolino. Si trovano qua. Sì, mi voglio riposare. Muovi il culo. Ovviamente Kirial, fatti lo shout, se no mi incazzo. Che non sono a casa, sono in una postazione che è un po' arrangiata e quindi è un attimo un bordello accedere alla chat per mettere mano. Quindi non farmi incazzare, fatti lo shout. Ora, se andiamo al castello di Figaro, dovremmo trovare Edgar. Perché non c'è Edgar? Dove cazzo è? Ah! Ecco. Vediamo un po'. Se andando di qua sblocco qualcosa. Re Edgar ha un fratello gemello, sai? È un ragazzo dolce, molto affezionato alla propria famiglia. Finisce la musica. Ecco, mi ero sbagliato. Edgar, cosa sta succedendo a papà? Perché tutti parlano del suo successore? Ragazzi, questo personaggio è fondamentale, perché questo è il personaggio del suplex. Non capisci? Non hai visto quanto si è smagrito in volto? Cosa vuoi dire? Edgar! Stai piangendo? Il gemello di Edgar, che ha rinunciato al trono in cambio della libertà. Sabin ha delle tecniche pazzesche, ragazzi.
Il treno! Oh, sì, Sabin. Chissà come si sarà fatto grande ormai. Sappiamo che Sabin ha abbandonato il castello. Quando se ne andò era solo un ragazzo, persino più mingherlino di suo fratello. Mi chiedo dove sia ora. E riparte la musica. Qui c'è un letto, c'è una bambina. Parliamo con la bambina. Sua maestà ha detto che mi sposerà quando sarò grande abbastanza. Buon Gesù, Edgar, datti un contegno. L'impero di Geshtalt ha già sottomesso le altre tre nazioni del continente meridionale. È solo una questione di tempo. Prima o poi vorrà espandersi anche qui. C'è timore. C'è timore anche qui, al castello di Figaro. E intanto noi abbiamo dato il nome già a quattro personaggi, eh? Vi do una piccola curiosità. La prima volta che mi sono approcciato a Final Fantasy VI è stata con la versione per Game Boy Advance, quindi ho giocato a Final Fantasy VI Advance. All'epoca andavo al liceo, andavo al primo o secondo anno di liceo, e stavo leggendo Le Cronache del Mondo Emerso, che è una trilogia fantasy che io vi consiglio molto, di Licia Troisi, quindi scrittrice italiana. E quando ho fatto la mia prima run, a me piaceva cambiare il nome ai personaggi, e quindi ho cambiato il nome dei personaggi con quelli della storia delle Cronache del Mondo Emerso. Quindi Terra si chiamava Nial, che era Nial della Valle del Vento. Le armi più avanzate e gli altri dispositivi prodotti qui sono poi inviati a Figaro Sud. Parliamo, ragazzi, degli oggetti che abbiamo qui. L'autobalestra, il tossificante e la risonante, che possono essere utilizzati tramite il comando Arnesi, che non sappiamo ancora chi dei nostri personaggi ce l'abbia. Sicuramente Locke e Terra non ce l'hanno. Locke ha furto, Terra ha la magia. Quanti altri che incontreremo useranno la magia? Non ci è dato saperlo. Io lo so, ma non ve lo dico. Comunque, ragazzi, quando arriveremo alla scena della battaglia col treno, io ho già la minchia dura, ragazzi. Solo a pensarci, sto già tutto in frevo, come si suol dire. Ora dovrebbe esserci Edgar nella sala del trono. Bello il gonfaloniere qua, eh? Il fratello del re era tanto disgustato dal processo di secessione che se ne andò, senza mai più tornare. Gira voce che, alla fine, la successione fu decisa con il lancio di una moneta. Due gemelli, giustamente. Sabin non gliene fregava un cazzo. Ebbene, ti piace il mio castello? È molto bello il tuo castello. Re Edgar, un rappresentante dell'impero, è qui per incontrarvi. Sarà Kefka. Vedete lo sguardo in pixel art è arrabbiato. Ciao Meluz! Ciao caro! Buonasera, come va? Come stai? Tutto bene? Spero di sì. Spero che vada tutto bene. Quindi Kefka è un emissario dell'impero. Gli stupidi ordini dell'imperatore. Perché mai quella testa di rapa di Edgar avrà deciso di vivere in mezzo a questo stupido deserto? Tutto bene, grazie, tutto bene. Sto usando un setup provvisorio perché sono a casa dei miei genitori per la Pasqua e ho dimenticato le mie cuffie. Quindi sto usando cuffie e microfono del mio secondo fratello ed è un po' un delirio. Kiral, puoi fare un punto esclamativo social per cortesia? E uno shout out a Maraichux. E poi devi farlo anche a te, maledizione. Ah, odio le missioni di ricognizione. Ehi, voi due, ho della lurida sabbia sugli stivali. Ecco ragazzi, sui socials potete venire sul mio Telegram, dove ogni giorno vi do una curiosità videoludica e per essere aggiornati su quando vado in live. E poi le vecchie live potete recuperarle sul mio canale YouTube. Ora sono lustri, vostra signoria. Eccola la risata di Kefka, ragazzi. Che sound questa risata. Patetici. Poi vedete com'è colorato. Indossa delle vesti molto sgargianti. Per essere comunque un emissario imperiale, è truccato in volto. È un personaggio veramente molto particolare. Non so perché, ma Kefka l'ho sempre immaginato con la voce di Freezer Giappo. Sì, secondo me è proprio questo fatto che ha un... il sound della risata e poi il fatto che sia truccato, nelle sembianze ricorda in qualche modo Frieza. Vostra signoria Kefka, che cosa vi porta fuori dai piedi?
le guardie che ora si anticipano a Kefka. E noi in questo momento controlliamo Edgar. Kefka che si gira e ride. Ovviamente, perché si gira e ride? Perché dobbiamo parlare prima con le guardie. State forse pensando di invadere il mio regno ora? Mi auguro di no. Siamo alleati. Alleati? Con questo miserabile cumulo di sabbia? Questa è buona. Ho saputo che siete stati impegnati a sud nella conquista di 2 o 3 nazioni. Insomma, quali sono i piani dell'impero? Queste sono informazioni riservate. Vi faccio notare una cosa. Questi soldati stanno parlando ad un re. Stanno parlando ad un re e la guardia di sinistra lo ha anche denigrato. Ha parlato del castello di Figaro come un cumulo di sabbia. A cosa devo la visita del mago di corte di Geshtal in persona? Il mago di corte, in un periodo dove la magia è sparita. Una ragazza, una mocciosa qualunque, ci è da poco sfuggita. Le nostre fonti sostengono che si sia rifugiata qui. La ragazza non ha niente a che fare con quella strega di cui si vocifera, vero? No, per niente. È solo una ladruncola di poco conto. Insomma, si trova qui? Difficile a dirsi. Ci sono più ragazze in questo palazzo che granelli di sabbia nel deserto. È umanamente impossibile tenerle tutte sott'occhio. Oh, Edgar, sai che cercare di proteggerle è una battaglia persa, vero? Spero solo che niente di terribile accada alla tua amata Figaro. Si è abbassata di nuovo la musica. Quel trono non mi piace per niente. Dov'è Terra? Conducila alla sua stanza. Sarei lieto di poter continuare la nostra chiacchierata, ma ho un impegno col cancelliere. Sai, fare il re non è certo una passeggiata, se vuoi scusarmi. Anche il modo in cui re Edgar si rivolge a Terra, non è solo perché effettivamente lui sia uno sciupafemmine, come si vuol dire, un donnaiolo. Perché Terra comunque sembra essere una ragazza molto molto bella. Ma appunto è una strega. È un asset molto importante. Seguimi. Ole. E noi quindi seguiamo Locke in quella che sarà la nostra stanza. Locke. Mi spiace, non volevo trascinarti di qua e di là prima senza farti riposare. Io sono Locke, giusto? Edgar mi ha parlato di te. È vero che sei un ladro? No, sono un cacciatore di tesori. Ufficialmente, Edgar sta cooperando con l'impero. In realtà, sta collaborando con il gruppo clandestino chiamato Resistenza. Io sono il loro messaggero. Anche quel signore che ha incontrato a Narsh, l'anziano, è uno dei nostri. L'impero? Ma io sono una soldatessa imperiale. Non più. Ti stavano usando, tutto qui. Ora le cose sono cambiate. Io però non so cosa devo fare. Non appena mi metto a pensare, il mio mal di testa peggiora. La cosa importante è che d'ora in poi puoi decidere liberamente con la tua testa. Non pensarci troppo. Al momento giusto capirai quel che devi fare. Ne sono sicuro. E Locke se ne va. Terra rimane da sola con i suoi pensieri. E di nuovo, per creare atmosfera, questo gioco si acquieta. C'è questo silenzio. E fino ad ora i silenzi sono sempre stati molto
pesanti. Sono silenzi che presagiscono un momento di difficoltà. Si sente che qui Terra parla con se stessa, è un soliloquio quello che ci viene presentato, ma è un soliloquio triste. Ma come saprò qual è la cosa giusta da fare? Vi ripeto, io guardo lì perché qui ho lo schermo con la chat. E subito una musica tragica cala sul nostro gameplay. Eh? Ma che? Edgar, inquieto, è successo qualcosa di strano. Il castello sta andando a fuoco, ovviamente. Kefka ha mantenuto la parola. È successo qualcosa di male al castello di Figaro. Ma che cosa succede? È l'impero! Kefka! Si può sapere quali sono le tue intenzioni? Portami la ragazza. Ora. Non so proprio di che cosa stai parlando. Davvero? Allora morirai bruciato con lei e tutti gli abitanti di questo castello. Al fuoco! Al fuoco! Quindi si burlano di noi. Preparatevi alla partenza. Agli ordini, maestà! Allora? Credo di non avere scelta. O forse sì. Oh, ma guarda! Il nobile re che abbandona il suo popolo per salvare la propria pellaccia. Che storia esilarante! Saltate! Ora, affossate il castello! Cosa vuol dire affossate il castello? Le torri si chiudono. Modalità sotterranea attivata. Notate che quando si chiude l'ala del castello c'è la traccia di sabbia a terra. Ammirate la gloria di Figaro! E il castello scompare. Ovviamente, andandosi a chiudere in questo modo, riesce anche a spegnere l'incendio. Kefka rimane scioccato e con i piedi nella sabbia. Che aspettate? Uccideteli! E noi ora, mentre fuggiamo, iniziamo una battaglia contro due magiche Tarmor. Attacco alle spalle. Calcio metallico, 14 danni. Calcio metallico, 13 danni. Entrambi su Edgar. Tocca a Locke. Tentiamo un furto. Poi una magia fuoco. Qui usiamo autobalestra. Le magie Carmo sono forti, ma... autobalestra. Cosa vi prende, Edgar? Cosa vi ha spaventato tanto? L'hai visto anche tu, vero? Vero? Ah, la ragazza? Sì, è fortissima! Che cosa bella! Se non tirate una magia, voi vi perdete questo dialogo! Edgar sa che Terra è una maga, ma lui non l'ha mai vista la magia. E la vede all'opera, la vede tirare fuoco contro due nemici e si sconvolge, si sciocca, la battaglia si ferma! È bellissimo! Fortissima? Quella era magia! Magia! Ma magia è Locke che non se ne capacita. Ha usato la magia? Ti chiami Terra, vero? Ci spieghi cosa hai appena fatto? Mi spiace, io... Nell'avvicinarsi a Terra, Locke ha fatto cadere Edgar. Stiamo combattendo contro due magiche Tarmor noi in questo momento. Come fa a non essere il miglior Final Fantasy di sempre?
Siamo noi che dovremmo scusarci. Non era il caso di fare una sceneggiata del genere. Ah, hai ragione. Sono solo... sorpreso. Voglio dire, non avevo mai visto una magia. Dove hai... Che importa, Edgar? Terra sa usare la magia e noi no. Tutto qui. Dobbiamo esserne grati, perché potrebbe salvarci la vita. Grazie, Locke. Grazie, Edgar. Possiamo continuare la battaglia, per cortesia? Ha-ha! Autopalestra! Laser Magitek. 72 danni. Usiamo una cura. E di nuovo, autopalestra. Yes. Pam, pam, pam. La battaglia non ci dà punti esperienza. Purtroppo. Però otteniamo 2 gran pozioni. Per Figaro! Verme maledetto, la pagherai! Bel lavoro. Erano persone cattive quelle? Ho paura. Terra, vorremmo che incontrassi una persona. Come ti dicevo, facciamo parte della resistenza. Ti andrebbe di incontrare il nostro capo? La magia potrebbe essere la chiave per vincere questa guerra. La magia? Quell'esper ha reagito ai tuoi poteri magici. Devi essergli legata in qualche modo. Non ne so più di voi. Questi poteri sono una cosa naturale per me. Ma nessun essere umano nasce con poteri come i tuoi. Lei si ferma. Perdonami. Che cosa devo fare? L'impero ci sta cercando. Voglio ottenere i tuoi poteri. Vogliono ottenere i tuoi poteri. E se ci riescono, il mondo cadrà nelle loro mani. Terra, tu puoi scoprire la verità sulla tua magia. Dico bene, tu vuoi scoprire la verità sulla tua magia, dico bene? Allora credo che tu debba incontrare Bannon. Lui potrebbe aiutarti a scoprire la ragione per cui hai queste straordinarie capacità. Dagli retta, Edgar ha ragione. A sud di qui c'è una caverna che conduce direttamente a Figaro Sud. È lì che dobbiamo dirigerci. E vedete come cambia l'inquadratura quando siamo in groppa a un chocobo. Il nostro obiettivo è questa caverna. Sbarchiamo. E il chocobo se ne va. E l'inquadratura cambia. E torna questa. In questo momento la mappa dell'Overworld ci sta facendo sentire il tema di Terra. Questa è una cosa importante. In Final Fantasy VI non sempre sentiremo la musica dell'Overworld, come può capitare nei normali giochi di Final Fantasy. Qui ci andiamo a concentrare su un personaggio. Adesso noi abbiamo già capito che Terra è un protagonista particolare rispetto agli altri. È il primo che andiamo ad utilizzare. Lo utilizziamo quando ha la corona in testa che diventa schiava, diciamo, dell'impero. Ed è intorno a lei che c'è il mistero maggiore. Sappiamo che Locke è un cercatore di tesori, un messaggero della resistenza. Per quanto al momento non conosciamo la resistenza, che Edgard sia il re di Figaro, fintamente alleato dell'impero di Geshtal. Conosciamo Sabin, che è il gemello di Edgar. Sappiamo soltanto che per quello che è avvenuto alla successione ha deciso di rinunciarvi e essere libero, partire per un viaggio. Sono molti anni che è assente, tant'è che la sacerdotessa dice chissà quanto sarà cresciuto. Ma Terra è il personaggio che subito ci fa pensare di più, ha più misteri intorno a lei. Un mondo dove la magia si è persa e abbiamo una maga. Si parla di Kefka come mago di corte, ma non l'abbiamo visto ancora
compiere o evocare una magia. Terra ha difficoltà a ricordare lei chi sia e non si sa da dove provenga questa sua magia, che per lei è naturale, come camminare, parlare, quindi lei è nata con questo potere e sembra avere un legame con gli Esper. Per cui Terra non è soltanto un personaggio curioso nel senso che a noi ispira curiosità, ha molti misteri intorno, ma diventa, a suo discapito, una figura centrale all'interno di quella che sarà una grande guerra tra i regni ancora liberi, la Resistenza e l'Impero di Geshtal, che vorrebbe usare la stessa Terra per avere la magia che serve per poter conquistare il resto del mondo. Come dice l'Imperatore di Geshtal nel flashback che abbiamo visto di Terra. Ora che abbiamo la magia è destino che andiamo a conquistare il resto del mondo. Ma entriamo nella caverna a sud di Figaro, dove troviamo una guardia. Redgar, dove vi recate, maestà? Passeremo per la caverna, per poi andare ad est. Una volta giunti a Figaro Sud, ci dirigeremo a nord, alla base della Resistenza. Torna al castello e informa il cancelliere. Certamente, maestà, fate attenzione. Qui è Edgar che ci spiega quali sono gli step successivi. Allora, ragazzi, qui è un'altra tip da esperto. La grotta di Figaro ha tre forzieri, la grotta di Figaro Sud. Come le miniere di Nash, io vi sconsiglio di prendere i forzieri in questa grotta. Intanto, la Sorgente della Salute ci darà una cura. Vi sconsiglio, perché potremmo tornarci e il suo contenuto migliorerà. A noi adesso non serve. Infatti, dalla mappa potete vedere, porca miseria, è questo. Ecco lì, uno e due forzieri già. Però noi, un'esploratina... facciamocela, che dite? Anche per combattere un po' contro le vespe. Direi che possiamo andare di battaglia automatica qui, no? Gli arnesi dovrebbero essere illimitati, quindi potrei usare l'autopalestra quante volte voglio. Oh, Edgar, mortacci tua! Come cazzo posso fare per andare più veloce? Urok! Gli Urok, se non vado errato, sono deboli al fuoco. E io ho usato il fuoco su un solo nemico. Mi ha avvelenato, bastardo. Spero non si sia mantenuto il veleno. Hugh? No. Allora... sì, andiamo qui. Foper, Ornett e Urok. Ci mancano solo i Foper. In queste grotte. Ah, di qua si esce. Foper? No, vespe. Crittato, 72. Autobalestra su un solo nemico sono 200 danni? No, rimangono sui 100. È giusto, è un arnese. È un arnese. No, allora andiamo sull'altra porta. Andiamo sull'altra porta. Io non mi ricordo qual è il tasto. Eccolo qua, l'ho trovato, quello per correre. Ecco, Urok, li abbiamo già fatti. Non usiamo gli arnesi. Attacchiamo per una volta. Che armi utilizza Edgar? Forse potrei dargli la lancia di Mithril. No, mi sa che usa una spada. Ma con questo attacco del nostro amico Locke ce ne andiamo tranquillamente a casa. Intanto vediamo se posso dargli la lancia di Mithril. E vai, ragazzi. Posso sfruttare subito gli Uber equipaggiamenti che ho rubato al Mog. E che palle l'attacco a sorpresa.
Dovremmo riuscire con... vabbè, facciamo attacco, attacco... E testiamo subito la lancia di Mitri. Merda. Ah, solo 7 danni. Solo 7 danni, ok. Ah sì, tiriamogli un'auto balestrata, sti stronzi. 106 danni e ce la siamo portati a casa. Bene così. Allora... qui c'è un altro forziere che noi non prenderemo, ma noi stiamo semplicemente cercando di trovare i Fopper. Benissimo. Ok, qua c'è un bel gruppetto di nemici. Andiamo di autobalestra. Che piacere quando gli scudi hanno effetto. Che bella cosa. E che piacere vedere Terra che tira questi colponi col fuoco. Mamma mia, Terra, cosa non sei? Doppia pozione, dai. Allora, usciamo dalla grotta di Figaro Sud. Ma che palle. Dovrebbero sopravvivere? Non riesco a tirare la cura. Porca puttana. Allora, voglio soltanto verificare una cosa. Tra poco, ragazzi, vi dico che stiamo per chiudere. Arriveremo alla città di Figaro Sud e ci fermeremo. E ci daremo appuntamento a domani pomeriggio, ovviamente. O domani mattina. Seguitemi su Telegram per scoprirlo. Dobbiamo anche fare un bel raidino. Questa è la canzone dell'Overworld, bello bello. Allora, qui a sud c'è la città di Figaro Sud, ma è ancora presto per accedervi. Qui a nord c'è un... ci torneremo più avanti. Ok, Belmodar, il primo delle creature che dobbiamo trovare. Tiriamogli un'auto balestra, doppio miss. Auto balestra è devastante come attacco. Ma, mannaggia la miseria, devo tirare una cura. Proviamo un attacco normale, per curiosità. La lancia di Mitri, ragazzi, fa 91. Ok, ci manca un Ansili e un Mu. Ma prima, ne abbiamo 13, usiamo una pozione, una e una. Ok. Tanta. Questa è la canzone Goblin. Non sono creature troppo pericolose, se ricordo bene. Bello questo Miss Terra, mortacci. Tua chiave di Mithril, minchia, invece della chiave inglese la chiave di Mithril. Sono 26 danni. Già mandata a fanculo la... la... ha crittato 178, minchia. Ragazzi, mancheremo un sacco di... di... oggetti, ve lo dico già. Altri due goblin. Ah, sentite, qua bisogna tirare un'energia. Oh, yes! Ti voglio bene, Terra! Mannaggia la miseria, Locke. Ora troveremo i Mu. Vediamo se si trovano nella foresta perché non ricordo. Yes! 4 Mu. 4 Mu significa andare di strumenti. 100 danni a ognuno e non sono morti, ragazzi, eh. C'è voluta la bottarella finale della nostra amica Terra. Quindi, gli Ansili dovrebbero essere i golem in inglese, i goblin. Allora, nelle opzioni abbiamo accesso al bestiario. Guardia lupo, Urok, Belmodar, goblin e Mo. Dovremmo essere a posto così, perfetto. Allora, tiriamo una salvata qua. E, amici, nella prossima live, che sarà domani pomeriggio,
non so se ci sarà anche di mattina, voi seguitemi su Telegram. Andremo avanti e... come si chiude? No, per chiudere dobbiamo fare così. E entreremo nella città di South Figaro. Abbiamo fatto quasi 2 ore di live come introduzione. Io spero che la live vi sia piaciuta. Io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia. E vi auguro una buona serata. Vediamo un po' a chi possiamo andare a fare un bel raidino. Che dite? Andiamo a fare un raidino che siamo un pochino di noi, dai. Allora, andiamo su Twitch. Se avete un raid da suggerire, scrivete pure. A chi possiamo andare a fare un piccolo saluto? Vediamo chi c'è, vediamo chi c'è. Oh, ma c'è DS Dungeon che sta facendo la sua maratona. Andiamo da DS Dungeon, dai. Facciamo raid DS Dungeon. Andiamo a salutare il caro DS Dungeon. Andate a seguire, persona magnifica. DS Dungeon. Ok, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia. Spero che questa serie vi piaccia. Per me è fondamentale portarvi Final Fantasy VI per farlo scoprire, perché mi sono ritrovato a consigliarlo a tantissimi e allora mi sono detto, se lo consiglio devo farlo scoprire anche io a chi non avrà la possibilità di giocarlo. L'ho anche regalato io, pur di farlo giocare alle persone. Vi auguro una buona serata, adesso andiamo a salutare DS Dungeon e poi ci vediamo domani e continueremo questa magnifica serie. Buonanotte ragazzi e buonanotte il caspita. Buona serata e noi ci vediamo domani.